il prossimo relatore, il prossimo studioso è Federico Piseri. E come avete notato, o come comunque vi posso rammentare io ora, guardando il programma, la discussione è prevista alle 18.15, prima, cioè dopo l'intervento del professor Piseri, ci sarà una pausa caffè, quindi immagino che per mantenere fede al programma le domande andranno spostate al termine di questa giornata, cioè alle 18.15. Passo allora a presentare Federico Piseri, che ha un dottorato in storia medievale, dopo aver conseguito anche una laurea in storia medievale, e la sua carriera è finora caratterizzata, direi in maniera quanto mai encomiabile, da quello che agli americani piace chiamare l'interdisciplinarietà, cioè essersi occupati di temi vari, ovviamente connessi gli uni agli altri, ma comunque su più registri, su più ambiti. In particolare, nel caso di Federico, lo studio della Milano Sforzesca, Milano della seconda metà del 400, lavorando molto sull'archivio, sui registri ducali, sulle missive, e analizzando non solo la storia evenemenziale, insomma i fatti della città, ma anche ad esempio la storia economica, la storia istituzionale ad esempio. Tra i suoi ambiti di maggiore interesse, oltre ovviamente alla storia dell'educazione, vi è appunto anche la corte sforzesca, la storia delle professioni, l'archivistica, e tutti interessi che sono testimoniati da una serie di saggi e anche da volumi in corso di stampa, o alcuni in realtà freschissimi appena usciti. Ne menziono soltanto uno, e che è appunto in corso di stampa per la Pavia University Press. È infatti all'Università di Pavia che lavora il professor Piseri, che lavora Federico. Pro necessitatibus nostris, lo Stato sforzesco, gli operatori economici delle città del dominio e i prestatori esterni. E detto questo, ti cedo la parola. Grazie mille. Allora, come vedremo tra poco, peraltro questa interdisciplinarità porta a più punti di contatto di quanto non ci si possa aspettare. Allora, il mio intervento di oggi parte da una riflessione fatta sull'organigramma che Gregory della corte ducale di Galeazzo Maria Sforza, che Gregory Lapkin propone nella sua nota monografia sulla corte appunto di Galeazzo Maria. Tra i vari quadri di questo organigramma afferente alla corte della duchessa, che è una specie di piccolo sole, se si considera come centro dell'universo della corte il duca, c'è appunto un riquadro in cui vengono elencate alcune figure che si potrebbero definire quasi professionali, di governatori, maestri, baglie, insomma tutti coloro che hanno responsabilità nei confronti dei figli dei duchi, della loro crescita, della loro educazione politica e sociale. Bene, questo organigramma di Lapkin, come alcune delle definizioni che proverò a dare più avanti, sono da prendere un po' con le pinze. L'ambito della corte sforzesca, ma in generale l'ambito delle corti del Rinascimento, è caratterizzato da una fortissima fluidità dei compiti, dei doveri nei confronti dei duchi, e letteralmente delle attività svolte dagli aulici, dai cortigiani che le popolano, quando questi non hanno ovviamente delle competenze ben precise date ad esempio dal loro background culturale o di studi, come ad esempio un medico. Bene, quindi bisogna, studiando la composizione di una casa signorile, della casa di un principe nell'Italia quattrocentesca, bisogna dimenticarsi le strutture rigide che caratterizzano l'età moderna, soprattutto mi vengono in mente gli studi di Norbert Elias. E bisogna fare attenzione non solo alle modalità con cui le figure che si decide di studiare vengono citate nei documenti, ma anche a come la loro attività viene descritta nelle lettere, perché spesso, come vedremo, quando manca una definizione istituzionale,
troviamo una definizione nel linguaggio comune, nel linguaggio della lettera. Quando manca una definizione nelle liste di cancelleria con cui intitolare una persona, nella trasposizione del parlato queste indicazioni sono presenti. Una struttura più rigida nel Ducato di Milano degli organigrammi di corte la possiamo iniziare a vedere solo andando più in là, verso il 500, e nonostante le figure di cui mi occuperò più avanti sono soprattutto legate alla prima generazione di duchi Sforza, della casa Sforza, quindi intorno agli anni 50 e 60 del 400, bisogna partire da un documento che trovo molto interessante, che è il punto centrale dell'intervento di oggi. Lo chiameremo banalmente lista di casa, ed è una lista che si trova in una delle cartelle che ancora contengono documenti precedenti al 1535, rimaste nel fondo atti di governo dell'archivio di Stato di Milano. Doveva essere spostata nello Sforzesco, ma quando i fondi dell'archivio sono stati riorganizzati, una serie di cartelle sono rimaste nella loro collocazione originale e sono sfortunatamente di solito poco studiate. In una di queste cartelle, appunto, troviamo una lista che porta questa dicitura: lista di tutti quelli che hanno ufficio in casa del nostro illustrissimo signore, ed è datata da un archivista probabilmente del XIX secolo, 1470 circa. Ora, il confronto con altri documenti e altre liste di personali, come una lista di bocche della corte di Gian Galeazzo Maria Sforza del 1478 e un'altra lista datata 1476, ci porta a pensare che questo documento sia databile tra il 77 e il 78, quindi dopo la morte di Galeazzo Maria Sforza e prima o subito dopo l'incoronazione, la salita al soglio ducale del duca minorenne Gian Galeazzo. Bene, perché questa lista è importante? È importante perché i primi 9 nomi che vi appaiono sono questi: lo magnifico Messer Pallavicino e Domino Franchino Caimo, governatori, Messere Ioanne Jacobo Simonetta, segretario, Magistro Ioanne da Mariano, Magistro Cristoforo da Soncino, Magistro Lazzaro de Piasenza, medici, Magistro Bartolomeo de Petroni, Magistro di Scola, Conte Galeotto Piceto Sescalchi. Queste 9 persone sono le 9 persone che reggono la corte del duchetto, che appunto non è più corte infantile come quella del riquadro nell'organigramma di Lapkin, ma è a tutti gli effetti corte ducale. Perché questo documento è importante? È importante soprattutto per quel governatori che caratterizza Pallavicini e Franchino Caimi. Infatti, studiando proprio la figura del Caimi, governatore già di Galeazzo Maria Sforza, Ippolita Maria Sforza negli anni 40, e soprattutto testimoniato dalla documentazione come governatore di Ludovico il Moro e dei figli della coppia ducale più vicini, nati intorno tra il 48 e il 52, Franchino Caimi non si sottoscrive mai come governatore, o almeno mai nei documenti che ho trovato. Raramente nelle inscriptiones delle missive o delle minute che lo riguardano viene chiamato governatore, sempre aulico, cortigiano. E insomma, la domanda che ci si pone è: perché prima nelle liste di corte non viene mai menzionata questa carica di governatore? Perché chi la ricopre non la usa e perché i duchi non la usano per rivolgersi a lui, quando effettivamente la ricopre, da quello che si legge appunto nelle sue stesse missive? E dove compare e perché compare questa denominazione? Bene, una schedatura prosopografica di questo personale, quindi, come avrete capito, deve stare prestare particolare attenzione soprattutto ai contenuti, e quindi il lavoro richiesto è
molto lungo e molto dispersivo. Si tratta molto spesso di magari solo una piccola menzione in una lettera che tratta di tutt'altro, e per personaggi che sono caratterizzati da una polivalenza notevole. Qui, cioè, riporto un esempio che però sarebbe forse eccessivo. Quindi concentriamoci sul Franchino Caimi. Franchino Caimi è il primo governatore a tutti gli effetti di cui si trova menzione nella documentazione sforzesca, ed è proprio da una sua riflessione, da un suo memoriale, dalle risposte a questo memoriale di Pallavicino Pallavicino e di Cristoforo da Soncino, che le mansioni di un governatore nella corte infantile sforzesca vengono definite. Cioè, questi memoriali portano alla formazione dell'ordine da osservare nella vita del conte Galeazzo. Bene, chi è Caimi? Intanto, la famiglia Caimi è esponente della grande nobiltà milanese. Tradizionalmente risiede in Porta Ticinese. La cappella Caimi, decorata dai maestri campionesi a metà del 300, è in Sant'Eustorgio, quindi zona di Porta Ticinese, e lo stesso Franchino risiede nelle vie che stanno intorno tra l'attuale Piazza Missori e Via Torino, dove sono insediati già dal 300 i fedelissimi Viscontei. In quella zona c'era la famosa, anzi la famigerata Cadecani, e nel 400, soprattutto nella fine del 400, sono insediate le famiglie molto fedeli al Moro. E quindi, anche se non abbiamo una testimonianza diretta di quando inizi l'attività di Franchino come governatore, lo troviamo segnalato fin dai primi mesi, dai primi anni del governo sforzesco su Milano. E lo troviamo segnalato, ad esempio, in una missiva del 1451 come nostro cortesano. Beh, questa è una definizione decisamente molto vaga. Troviamo informazioni più precise già nel 52, quando in una lettera, in una missiva, Francesco Sforza scrive al referendario e al tesoriere di Pavia che devono ricevere gli ordini su come procedere per i pagamenti necessari a una serie di lavori di ristrutturazione al castello, secondo che vi richiederà Franchino Caimo, famiglio della prelibata Madonna. Quindi il Caimi è afferente al circolo clientelare di Bianca Maria Visconti e ne cura, come ci dice anche un'altra minuta, sempre nel 1452, ne cura anche diciamo, gli aspetti finanziari della corte della duchessa. Quindi è spenditore e tesoriere personale di Bianca Maria. Sicuramente in questi anni è anche già governatore di Filippo Maria, nato nel 1448, di Sforza Maria Sforza, nato nel 1451, e di Ludovico Maria nel 52. Questa serie di incarichi diventa troppo gravosa. Seguire tre bambini costantemente e gestire le entrate e le uscite della duchessa, che sono considerevoli, è un impegno di non poco conto. E infatti, e qui l'interdisciplinarità aiuta, come avevo constatato lavorando sui tesorieri delle città del Ducato di Milano, nel 1453 tutte le entrate che servono per sostenere il circolo clientelare della duchessa vengono trasferite da varie località del Ducato a Cremona, e il tesoriere della duchessa diventa Antonio Trecchi, che è anche il tesoriere cittadino di Cremona. Ora, tra le varie serie di lettere di Franchino Caimi che si trovano nel Fondo Potenze Sovrane, troviamo alcune che riportano delle trattative con Pigello Portinari, il direttore del Banco Medici di Milano, per il recupero di un prestito impegno il cui interesse sta salendo troppo.
Queste lettere però sono del 57, proprio quando Antonio Trecchi, malato, come riportano, come ci informa Caterina Aldoini, sua moglie, non può più gestire i conti della duchessa. Quindi la duchessa si rifà a suo vecchio tesoriere, nel frattempo ormai a tutti gli effetti governatore. Queste competenze però si ritrovano nell'attività di governatore. Infatti anche il governatore gestisce un investimento della famiglia, cioè lui deve far fruttare i figli che diventeranno signori e che porteranno al bene dello Stato e della famiglia regnante. D'altronde è noto che Francesco Sforza, una volta insediato a Milano, volendo ricostruire il castello, deve assicurare i cittadini milanesi sul fatto che non solo lui, ma anche chi gli succederà sarà all'altezza e non sarà il tiranno Filippo Maria Visconti, che ha portato all'odio dei milanesi nel castello, odio che ha portato alla sua distruzione. Quindi Caimi sicuramente è tesoriere e governatore fino al 52, poi sempre e solo governatore per tutti gli anni 50 e gli anni 60. Così confermano le serie di documenti, le serie di lettere del 1457, che sono almeno una quarantina, quelle del 58 altrettante e via andare. Parlando degli anni 60 di Franchino Caimi, si può anche iniziare a ragionare sui guadagni che a corte avevano queste figure, cioè il governatore. In un importantissimo documento, che è il bilancio dello Stato Sforzesco del 1463, il Caimi, dopo i figli dei duchi, è il primo della lista di stipendiati, lista di solito gerarchicamente strutturata. A differenza però di, ad esempio, del Valagussa, che è definito Magister Georgius Magister Ascola, e di Filippo da Verona ut supra Magister, Franchino non viene presentato con un incarico di governatore. In ogni caso il suo salario è di 30 fiorini al mese. In realtà 30 fiorini nella Milano sforzesca non sono tantissimi. Su cosa si basa la ricompensa al Caimi? Beh, c'è una pergamena, una bellissima pergamena, però non completa, che contiene una donazione al Caimi, probabilmente dei primi anni 50, visto che è definito Aulicus et Thesaurarius Noster Dilectissimus, e che dona al nobile milanese una intera rendita fiscale. La rendita una parte della rendita del dazio del pane, del vino e della carne della Pieve di Appiano. Queste donazioni non sono solo atte a garantire un'entrata cospicua e costante e affidabile, diversa quindi da quella di un normale salariato che molto spesso non si vedeva corrisposta alla sua paga, ma concede anche una certa influenza al nobile, all'aulico che la ricopre sul territorio. Quindi questa gratitudine dei duchi va ben oltre lo stipendio. Altri dati importanti sono quelli delle onoranze, sia da un punto di vista finanziario, diciamo per le tasche del Caimi, visto che gode di un'onoranza del sale, che praticamente è un'esenzione fiscale, visto che il sale veniva venduto forzosamente in monopolio dallo Stato. Altre hanno caratteristiche, diciamo, più onorifiche, come quella delle pomeranze, delle arance, che venivano donate probabilmente sotto Natale, comunque quando erano di stagione, arrivavano a Milano, che quando Caimi negli anni 70 non si vede più corrisposta, lo porta addirittura a far preparare una supplica a Bona di Savoia affinché possa ritornare a ricevere questa onoranza. Questo è un dato importante, più importante di quanto non faccia pensare. Ci dice che negli anni 70 ormai Franchino, se non è dimenticato dalla corte,
come molti altri clienti di Bianca Maria Visconti, peraltro, comunque ne ha allontanato. D'altronde il suo lavoro come governatore già alla fine degli anni 60 è quasi superfluo. Ludovico il Moro, nonostante la giovane età, 15 anni, sa vivere a corte, sa comportarsi da giovane principe a tutti gli effetti, tanto che lo stesso Franchino a definire il suo scrivere alla duchessa nel 1466 semplicemente servare un'antiqua consuetudine. Ancora, quindi negli anni 70 Franchino è lontano dalla corte e infatti lo troviamo in un atto notarile, uno dei pochi atti notarili che sono riuscito a trovare che lo riguardano, definito dal notaio semplicemente Ducalis Aulicus. Non è niente di più. Appare in una lista del 1470 non appare in una lista del 1470 tra i governatori di Filippo Maria e Sforza Maria, ma dopo il 1476, con la morte di Galeazzo Maria Sforza, torna assolutamente in auge. Tra gli anni 60 e 70, inoltre, abbiamo un documento molto interessante edito nei carteggi degli oratori mantovani, che ci fa capire che appunto questa assenza del termine governatore, che stupisce, è un'assenza soltanto legata a questioni, diciamo, istituzionali cancelleresche. Quella che ricopre il Caimi è una carica assolutamente curiale, non istituzionalmente definita, non è investito al governatorato da una patente ducale, ad esempio. Ma una lettera di un oratore mantovano del 1466, un dispaccio, lo definisce così: Franchin Caime, che governatore e maestro dei costumi del prefato Ludovico. Quindi, qual è il ruolo del governatore? Non è tanto quello di maestro, di precettore, quello è quello del magister, del Valagussa, ad esempio. Dovrà essere un modello. Un modello innanzitutto di costumi, di vita, di fedeltà ai signori, di rettitudine morale. Deve essere portatore di una serie di valori, quali l'humanitas, la liberalitas, la curialitas, che caratterizzano il principe italiano. Inoltre, come le lettere che lui stesso scrive, ha anche un ruolo importante nella definizione dei percorsi educativi, che concorda insieme ai maestri. Qui riporto una lettera appunto in cui scrive riguardo a Filippo Maria Sforza: e continuando a essi putti negli studi suoi usati, quel tempo vederò possano spendere in scrivere la signoria vostra e li conforterò a farlo, il che so certo faranno volentera, perché da sé medesimi, poiché hanno conosciuto farvi cosa grata, assai son fin mo incitati. E proponendogli il tema, perché nel vero non hanno ancora nell'età sua potuto fare tanto prefetto che da sé medesimi non sappiano pigliare la materia, gli faremo noi, lui e i maestri, componere del suo proprio ponno, del suo proprio pugno, come ora facciano tutti. Quindi la grande competenza che il Caimi ha sviluppato dopo la morte di Duca Gian Galeazzo torna utilissima, anche perché chi era governatore di Gian Galeazzo Maria, cioè del figlio, era Giovanni Ambrogio Olgiati, imparentato con uno dei cospiratori che ha pugnalato nella chiesa di Santo Stefano il duca in carica. Quindi la sua esperienza torna utilissima e finalmente torniamo alla lista da cui eravamo partiti, che lo definisce governatore. La carica di governatore appare, oltre che in quella lista, anche in un documento importantissimo, che è la procura di Gian Galeazzo al Moro del 1480. E attenzione, questo termine, nella procura sempre di Gian Galeazzo a Bona di Savoia, non appare, anche se vi appaiono esattamente le stesse persone. In questa procura Pallavicino Pallavicini è definito gubernatorem prefati illustrissimum dominum. Ora,
Perché questo nome, questo termine appare proprio adesso? Appare proprio adesso perché se prima nel linguaggio comune era chiaramente assodato quale fosse il termine del Caimi, come ci insegna la lettera, il dispaccio dell'oratore mantovano, ora il governatore è una figura istituzionale, quindi può rientrare a tutti gli effetti anche nel titolario di cancelleria. Adesso abbiamo lettere sottoscritte gubernatores e abbiamo lettere indirizzate ai gubernatores, perché la cancelleria lo accetta. Quindi c'è una differenza tra la lingua istituzionale, la lingua della cancelleria, e ovviamente la lingua corrente. Mi avvio a chiudere su Franchino Caimi e velocemente anche sul confronto con la figura del maestro, quindi del precettore. Franchino Caimi muore a 70 anni nel 1483, ancora con un ruolo fondamentale nella corte del duca minorenne. Quindi ha una carriera lunghissima. La fedeltà della famiglia Caimi alla stirpe dominante si conferma, e quindi del governatore nei confronti della famiglia di cui educa i figli, si conferma anche nel fatto che Fiordalisa, la sua ultima figlia, sposa Giovanni Antonio Secchi, conte di Borella, che sarà governatore di Massimiliano Sforza, figlio primogenito di Ludovico il Moro. Lo status dei precettori, invece, è molto differente nella corte sforzesca. Se si escludono i grandi nomi che per affetto, prestigio e politica di mecenatismo entrano nella cerchia più stretta della familiarità ducale, la maggior parte degli altri sono da considerarsi semplici salariati, e come qualunque ufficiale del Ducato di Milano, qualunque salariato del Ducato di Milano, troviamo infatti molte lettere che lamentano il mancato pagamento del loro salario, cosa che ad esempio per un governatore, qualunque governatore, non ho avuto la fortuna di trovare. Molti di questi sono detti umanisti minori, e è ben noto il caso, caso ben studiato, quello di Mattia da Trevi, che negli anni si vede, a seguito di continue lamentele, aumentare il salario da 12 fiorini a 16 nel bilancio del 1463 fino ai 24 che ha poco prima di morire. Però altri maestri, diciamo, più prestigiosi, come ad esempio il Valagussa, ricevono stipendi su cespiti differenziati, in modo che se uno mancasse, l'altro potrebbe comunque pagarlo. Il Filelfo vede corrisposti 50 fiorini, quindi il doppio. Baldo Martorello ne riceve solo 17, ma è legato a doppio filo a Ippolita Maria Sforza e quindi gode della familiarità ducale. Quindi i maestri di minor prestigio ricorrono ad ogni tentativo per realizzare una possibile, per migliorare e stabilizzare la loro posizione a corte o in ambiti che loro ritengono idonei. Qui mi collego anche a quanto letto prima. Lorenzo Ferrari da Cremona, il precettore di Ottaviano Maria Sforza, per vedere un salario più dignitoso, fa scrivere al suo allievo questa lettera: Domino Cristoforo di Grassi, parrocchiano de Santo Satiro in Milano, il quale ha molti benefici, è malato e molto vegio. Pertanto prego l'eccellenza vostra e voglia fare che Laurenzio Ferrari, mio magistro, abbia uno clericato de Santa Maria de Colcetate, lo quale è fora da Milano, et la ordinaria del Domo de Milano. Insomma, non è che chiede poco. Le vite dei precettori, quindi, sono legate, soprattutto quelli di fama, anche a una grande mobilità nell'ambito delle corti. Abbiamo visto invece che non solo il governatore deve essere fedele alla famiglia, ma alla famiglia regnante, ma la famiglia del governatore deve essere fedele alla stirpe, e in caso di infedeltà rischia di essere tagliato fuori, mentre invece, come per i maestri universitari, come per i docenti universitari, come per i medici, tra le corti rinascimentali parte una competizione per avere i migliori maestri. Però appunto vediamo qui una differenza
di estrazione, posizione sociale, cursus honorum e studiorum, che caratterizza in realtà, come abbiamo già accennato e come vedremo anche per altri interventi, un modello di lungo corso di dualismo tra un governatore nobile quasi pari del suo pupillo e maestri salariati, stipendiati, qualcuno ha detto servi. Grazie. Grazie.